Buon pomeriggio, la stagione del motorismo su pista è incominciata la scorsa settimana con la Formula 1, si apre progressivamente a tutti i campionati. Le immagini proposte dal regista Umberto Orti provengono dal cartodromo San Pancrazio di Parma, dove sta per partire la prima delle tre prove del campionato italiano classe 100 internazionale, 32 i piloti ammessi alla finale che si articola su 20 giri più quello di riscaldamento che vedete. La partenza è lanciata perché questi mezzi non hanno cambio ma trasmissione diretta. In totale i piloti percorreranno 23 km 800 metri, visto che il circuito si allunga per 1190 metri. A questa griglia di partenza si è arrivati dopo una serie di batterie chiamate incontri di gruppo e dopo la gara di prefinale, corsa che dallo scorso anno attribuisce anche punti per la classifica del campionato italiano, sicché in testa al trofeo tricolore della specialità abbiamo con 20 punti il pilota che parte in pole position e che è Andrea Belicchi, che vedete alla sinistra del teleschermo con il numero 36. Al suo fianco Alessandro Manetti, vediamo se la partenza è regolare, semaforo al momento rosso, niente da fare, i piloti non hanno rispettato l'allineamento, questo costringerà i piloti a fare un altro giro di riscaldamento, ma ci consente di completare lo schieramento. Dietro Andrea Belicchi, Tony Kart Ital System e Alessandro Manetti, Calicart Rotax, abbiamo Jarno Trulli, Tony Kart Rotax e Gianluca Beggio, Calicart Rotax. Terza fila per il sorprendente giapponese Tsuyoshi Takahashi, con un Birel Ital System, e al suo fianco il campione del mondo Nicola Gianiberti, Ase Rotax. Lo schieramento è poi completato da Paolo Moro, Massimiliano Orsini, Giuseppe Palmieri, Andrea Candiracci, Charlotte Ellenberg, una svedesina, Yuri Picchianti, Sauro Cesetti, Davide Forè, Daniele Parrilla, Giovanni Montanari, Stefano Parrilla, Erling Ritterbliss, altro svedese, Walter Conforti, Simone Manzini, Cristian Castellari, Andrea Cacciaglia, Michele Villa, Matthew Davis, il più giovane dello schieramento, Sophie Kumpen, ma intanto i piloti si portano sul traguardo, partenza regolare come vedete dal semaforo verde e subito Andrea Belicchi in testa davanti ad Alessandro Manetti. Andrea Belicchi conosce benissimo questa pista essendo un pilota di Parma, è cresciuto quindi agonisticamente proprio su questo tracciato, ma alle sue spalle c'è un Alessandro Manetti altrettanto motivato, visto che proprio oggi compie 21 anni. Terzo incomodo per i due, Jarno Trulli, il numero 33 pilota ultra collaudato, l'abruzzese, doveva già correre quest'anno in Formula 3, all'ultimo momento per problemi di soldi, per mancanza di budget, il pilota non è riuscito a passare nel monoposto. Buon per il karting, perché vediamo ancora di nuovo impegnato un pilota coriaceo come Jarno Trulli, già campione del mondo, sicuramente non è una cosa buona per lui. Quarta posizione con il numero 14, mentre l'avete visto intanto proprio Jarno Trulli superare i Manetti e inserirsi in seconda posizione. Quarto è Beggio, quinto Gianiberti, sesto Orsini. Sono tutti piloti che a dispetto della giovane età sono sicuramente collaudati dal punto di vista agonistico in questa categoria. Con me ho il presidente Domenichini, buongiorno presidente, ricomincia una stagione per il karting che si presenta decisamente emozionante. Chiaramente siamo molto soddisfatti come federazione karting, un numero altissimo di iscritti a questa prova prima di campionato italiano. Mentre, scusa se ti interrompo, avete visto Gianiberti portarsi in quarta posizione a spese di Belgio. Con un gruppo di piloti che sicuramente ci garantirà lo spettacolo, sia televisivo che gli spettatori in pista, pertanto ci sono tutti gli ingredienti per un'annata favorevole come il 92. E intanto avete visto che nella posizione di testa Belicchi è riuscito a aumentare il suo vantaggio su Trulli, 41 millesimi, 256 millesimi il distacco di Manetti. Condizioni della pista, questo tracciato sicuramente giudicato molto tecnico da tutti i piloti, nonostante sia uno dei più antichi tracciati del kartismo italiano, ma uno di quelli che meglio si mantiene dal punto di vista tecnico. Ci sono dei problemi invece per quanto riguarda l'asfalto, asfalto che è piuttosto scivoloso con le nuove gomme Vega, mentre intanto c'è un fuoripista, avete visto il kart di Michele Villa, il ventenne veronese che ha finito la sua gara. Ci sono dei problemi di scivolosità, vi dicevo, per queste nuove gomme Vega,
dalla carcassa morbida e dalla mescola molto dura, problemi di scivolamento che determina un aumento di pressione delle gomme stesse e una usura maggiore. E siccome i piloti per regolamento hanno dovuto usare lo stesso treno di gomme per le batterie che vengono chiamate incontri di gruppo e per la gara di prefinale, sicuramente ci può essere qualche problema di tenuta per la gara di finale. Gara di finale che vedete si sta sviluppando in due blocchi, in testa Belicchi, Trulli e Manetti, poi in quarta posizione Gianni Berti, campione del mondo, precede Beggio, Orsini, Takahashi e Moro. È rilevante il fatto che ci siano dei piloti stranieri, proprio che ha piloti stranieri che hanno scelto di partecipare al campionato italiano. Prima della corsa ho sentito il migliore di loro, il giapponese Takahashi, e mi ha detto di aver preferito il campionato italiano rispetto al campionato giapponese. E vi ricordo che in Giappone il karting, come tutte le discipline motoristiche, è molto seguito e molto amato. Addirittura ci sono una dozzina di giornali specializzati fra settimanali, quindicinali e mensili per il karting. Bene, Takahashi ha preferito correre in Italia, giudicando il campionato italiano il più competitivo, mentre intanto c'è stato un altro contatto che ha coinvolto Bruno Balocco e Simone Manzini, piloti che erano partiti nelle retrovie, mentre il nostro regista Umberto Orti giustamente si mantiene sulle posizioni di testa, dove vedete che Alex Manetti cerca di insidiare Jarno Trulli. Jarno Trulli che nella gara di prefinale era partito piuttosto bene, ma poi aveva avuto dei problemi di bilanciamento del telaio e era stato scavalcato da Manetti. Sono i due piloti della Tony Kart in prima e seconda posizione. Il primo, cioè Andrea Belicchi, ha un motore Ital System, il secondo Jarno Trulli ha un motore Rotax. Importanti anche queste notazioni perché da quest'anno non solo c'è un titolo italiano per quanto riguarda i piloti, ma c'è anche un titolo costruttori di telai e un titolo costruttori dei motori. Presidente Domenichini. Sì, in effetti proprio per dare la massima partecipazione a questo campionato italiano e allo sforzo economico che fanno, abbiamo inteso inserire anche il campionato Marche, sia di motori e di telai, e chiaramente anche di pneumatici, che in questo caso, essendo un pneumatico nazionale, un monomarca, è automaticamente vincitore. Belicchi e Trulli, il loro distacco è in questo momento, come vedete, in sovrimpressione di 74 millesimi, ma è un distacco minimo. Tutto può succedere, anche perché bisogna vedere come si comporteranno i vari telai, le varie gomme e i vari propulsori nel resto della gara. Hanno fatto i ragazzi 6 dei 20 giri. Tutto è ancora da giocare. Contrariamente a quanto si poteva pensare, però, c'è non tantissima battaglia, nel senso che i piloti sono in una fase abbastanza tattica. Perché, Presidente? Chiaramente si sono delineate abbastanza le posizioni. Io la mia impressione è che dovrebbe essere Trulli a riuscire a venire fuori prima del termine della gara, in quanto l'ho visto nella prefinale sui tre piloti di testa, e quello che mi ha dato l'impressione che è, grazie anche alla sua esperienza, abbia risparmiato i pneumatici più del praticamente sia di Bellicchi che di Manetti. Mentre però intanto vedete Iuri Picchianti che ha completato la sua corsa con un'escursione di troppo. A questo proposito però volevo dirti che Presidente, che proprio prima della gara di finale avevo parlato con il preparatore di Trulli e mi diceva che nella gara di prefinale loro avevano studiato un bilanciamento che si è rivelato però non del tutto soddisfacente, visto che la macchina negli ultimi giri, visto che il mezzo negli ultimi giri è stato meno performante. Adesso sicuramente l'esperienza di Jarno è tanta, ma vedete che ha perso non solo la seconda posizione, ma è stato superato, non solo la prima posizione, ma è stato superato anche da Manetti, ed ora si trova in terza posizione. Si sta praticamente verificando quanto era già successo nella gara di prefinale, quando aveva vinto Andrea Belicchi e alle sue spalle si era piazzato Manetti e in terza posizione Trulli. Belicchi, che è un pilota sicuramente molto promettente, soffre un pochino la marcatura stretta di un avversario se gli è alle costole. In questo momento ha un vantaggio superiore al secondo nei confronti di Manetti e forse riesce a guidare più disinvoltamente ed è riuscito a guadagnare qualche metro. Manetti mi sembra che a sua volta si stia liberando bene della marcatura di Jarno Trulli,
e in quarta posizione c'è Gianluca Beggio. A questo punto io direi che Gianluca Beggio si sta avvicinando addirittura a Trulli, Oddino Domenichini, non come presidente della federazione ma come ex pilota. Che cosa sta succedendo? In effetti Beggio sta risalendo, infatti ha superato credo Jarno, che sicuramente ha dei guasti meccanici, non è più un problema di messa a punto del mezzo ma qualche guasto meccanico sulla motoristica. Peccato veramente, perché la corsa perde uno dei suoi primi attori, niente togliendo a quanto stanno facendo Andrea Belicchi, Manetti e a questo punto Gianluca Beggio. Oltretutto qui si parla di piloti che hanno degli ottimi palmarès non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, il giovanissimo Belicchi tra loro e il più collaudato Beggio, che in questo momento è in terza posizione. Fra loro Manetti, diciamo quasi tre generazioni cartistiche a confronto con Andrea Belicchi, che ha fatto appena adesso, appena a dicembre scorso, 17 anni, Alessandro Manetti che come detto proprio oggi ne fa 21, mentre Gianluca Beggio è del 69, quindi va per i 23 anni. Sì, in effetti Beggio è rimasto nel kart anche lui, sempre per la causa come Trulli, in quanto non ha trovato la copertura automobilistica. Devo dire che mi dispiace per loro, perché noi siamo interessati che i piloti facciano il loro successo e la loro strada, ma a livello spettacolare sono sempre piloti che danno spettacolo, ma danno anche la possibilità a molti giovani come Belicchi, questi ragazzi, di misurarsi con loro, che sicuramente è una grande esperienza. E intanto avete visto Takahashi che si sta facendo sotto e vediamo se riesce a guadagnare la terza posizione. Così è, il temuto giapponese si porta quindi già nella zona podio e per i nostri portacolori ci sarà da soffrire. Naturalmente la venuta degli stranieri fa lievitare di importanza e di interesse quello che è il campionato nazionale, ma un minimo di tifo per i nostri colori è inevitabile. In testa comunque c'è Andrea Belicchi, poi in seconda posizione, seconda, terza e quarta posizione, grande battaglia fra Beggio, Takahashi e Manetti. Sono passati 11 giri, Belicchi è relativamente tranquillo al comando, mentre intanto vedete in sovrimpressione il nostro regista Umberto Orti pone il nome di Takahashi proprio sul pilota che in questo momento è terzo e si prepara ad attaccare il nostro Beggio. Takahashi, 2,5 secondi di ritardo da Beggio, sono loro due che stanno animando la corsa, mentre vedete che Belicchi è sempre in testa. Grande duello, cerchiamo di riconoscere i piloti dal casco più che dal numero. Il casco che appare più bianco è quello di Beggio, quello con le fasce è quello del giapponese Takahashi, mentre vedete nella parte alta delle tute i rispettivi sponsor. Grandissimo e serrato duello fra Beggio e Takahashi. Beggio, Calic Kart, Rotax, Takahashi, Birelli Ital System, quindi c'è la scuola italiana contro la scuola giapponese, due diversi telai, Calic Kart contro Birelli, due propulsori Rotax contro Ital System. Ci sono tutti gli ingredienti per fare scintille, presidente. Sì, in effetti Takahashi sta correndo con nazionalità giapponese, però con licenza italiana. Certamente, perché è fondamentale per essere ammessi al campionato. E questo è il secondo anno di esperienza che fa in Italia e devo dire che come federazione italiana sono ben felice che molti paesi stranieri, piloti, scelgano la nostra nazione per fare l'esperienza kartistica, in quanto la ritengono sicuramente una delle scuole migliori a livello europeo. E a questo proposito va detto che il programma di Takahashi, che intanto si prepara ad azioni di disturbo nei confronti di Beggio, se non di attacchi veri e propri, il programma di Takahashi prevede un biennio in Italia sul karting e poi il passaggio in una formula addestrativa che potrebbe essere o la formula Opel Lotus o addirittura l'Alfa Boxer, per poi cercare la strada della Formula 3. Non è escluso che si possa vederlo nella Formula 3 italiana o in quello inglese, questo naturalmente tra un paio d'anni. Per il momento Takahashi si propone come uno degli animatori del campionato italiano karting classe 100 internazionale del 1993, ma per essere un animatore adesso deve intanto cercare di attaccare Beggio e sicuramente non sarà facile. Vedete che comunque Beggio dà l'impressione di essere un tantino più lento del giapponese.
Beh, più che l'impressione, sì, chiaramente un'impressione, però Beggio mette il mestiere in questo momento, non dimentichiamoci che Beggio in questo momento è collaudatore di Pneumatici Vega, pertanto ha una grande esperienza e cerca di entrare in curva rallentando prima dell'entrata della curva per essere più veloce all'uscita, e chiaramente sta difendendo la sua posizione, ma credo che sarà difficile che lui possa resistere 5 giri a questo ritmo. E infatti dopo 15 giri dietro Belicchi, Beggio e Takashi abbiamo Moro, Paolo Moro staccato di 5 secondi, quindi Gianni Berti e Candiracci, poi Orsini, Cesetti, Palmieri e Forè. Da segnalare la prova di Cesetti, che è partito in coda nella gara di prefinale per problemi di tipo meccanico, ha fatto una gran bella corsa piazzandosi a metà dello schieramento e adesso è risalito in zona punti, tranquillo Belicchi con Beggio e Takashi che si danno battaglia alle loro spalle. In questa fase secondo te, presidente, è avvantaggiato più il pilota che guida da solo la corsa o i due che inseguono spingendosi l'un l'altro? Ecco, intanto c'è stato il sorpasso di Takashi, come aveva anticipato proprio il presidente Domenichini, sarebbe stato difficile per Beggio resistere 5 giri puntualmente, Takashi è riuscito a dare pressione alla sua azione ed è riuscito a scavalcare Beggio, un'azione abbastanza regolare mi pare, direi tecnicamente perfetta, che rivediamo proposta al rallenti dal nostro Umberto Orti. Presidente, commentacela tu. Praticamente proprio la così come si vuol dire, l'ha spronato senza toccarlo, ha aspettato l'attimo di obbligo, perché è obbligatorio il pilota che procede doversi allargare leggermente per fare la curva, se non andrebbe sul cordolo, e lui si è messo dentro e Beggio chiaramente non ha trovato più lo spazio. Senti presidente, in quella azione vista al replay abbiamo avuto la sensazione però che Beggio, nonostante il mestiere di cui tu parlavi, abbia lasciato un leggero varco per permettere a Takashi di passare. Naturalmente è facile parlare stando seduti in postazione, lo è molto meno quando si combatte col coltello fra i denti in pista. Sicuramente è stata una grossa manovra tecnica del pilota giapponese, perché a un certo punto Beggio, che davanti, ha dovuto per forza frenare, e il pilota giapponese praticamente ha ritardato la frenata nel momento dove Beggio non poteva più correggere la sua traiettoria, in quanto sarebbe andato fuori. E intanto, come vedete in sovrimpressione, mancano due soli giri e subito dopo il sorpasso Takashi è riuscito a mettere già quasi 7 decimi fra Takashi, dopo il sorpasso è riuscito a guadagnare 7 decimi su Beggio, e questo a conferma di della sensazione che avevamo avuto qui noi dalla postazione, che fosse leggermente più veloce dell'inquadrato Beggio. Alle spalle del terzetto da podio c'è il numero 44 Moro in quarta posizione, staccato di 6 secondi, che precede a sua volta Gianni Berti a 8 secondi, poi Candiracci settimo e Cesetti, mentre inquadrato sempre il leader incontrastato della corsa, Andrea Belicchi di San Polo Torrile in provincia di Parma. Vi dicevo, è lui il pilota di casa. Ecco, abbiamo questa netta sensazione che Belicchi entri con grande determinazione in curva, avete visto, non pennella la curva ma fa un gesto abbastanza brusco, è produttivo una cosa del genere? In effetti lo può fare perché sta guidando da solo, pertanto non ha il problema in questo caso, in questo tipo di guida fa scivolare molto meno il retrotreno e gli durano più i pneumatici. Non potrebbe fare questa guida se avesse un pilota che lo segue da vicino, perché chiaramente verrebbe una gara scomposta. Ed ecco, siamo praticamente alle ultime battute, infatti torniamo con le immagini sul leader incontrastato della corsa, che si volta a far respirare il suo motore e si prepara a vincere la prima prova del campionato. Grande gioia quindi per Andrea Belicchi, soddisfazione anche per il giapponese Takashi, secondo gradino del podio, terzo Beggio, quarto vedete in questo momento Moro, quinta posizione per Gianni Berti, poi grande sprint fra Candiracci e Cesetti, quindi Forè in ottava posizione, nono è Palmieri, decimo è Daniele Parrilla.
Ed ecco, vedete l'arrivo con Belicchi vittorioso a oltre 86 di media. Per quanto riguarda la classifica generale, dopo la gara di prefinale e quella di finale, ce la porta in questo momento Francesco Calzavara, che è uno dei consiglieri della federazione. Belicchi ha 40 punti, il giapponese Takahashi, che vedete alla sinistra del teleschermo, 23, mentre Belicchi alza la coppa, e con 22 punti Beggio. Questi sono i tre del podio e sono i tre della classifica. Calzavara, prossimo appuntamento per il karting? Il prossimo appuntamento per la categoria centro internazionale sarà la pista di Lonato il 3-4 aprile, e poi inizieranno i campionati della 125 con la prima prova di Ugento il 17-18 aprile. Vi ricordo che il pomeriggio motoristico prosegue con il campionato italiano Super Turismo, che incomincia oggi. Amedeo Verduzio vi saluta, la linea passa a Monza a Mario Poltronieri. Buon pomeriggio.